Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di un tema che mi sta molto a cuore e se siete iscritti a questo canale lo sapete, che è la sostenibilità e l'ambientalismo. E in particolare volevo consigliarvi 10 app che mi aiutano a vivere una vita più sostenibile. Sono app che riguardano diversi ambiti, ma rimaniamo sempre sul filone generale della sostenibilità. Mi trovo molto bene con tutte queste app, quindi ho pensato di raccoglierle tutte in un video e di consigliarvele anche a voi perché mi hanno facilitato abbastanza la vita. Se anche a voi vi interessano questi temi, vi stanno molto a cuore come a me, sicuramente apprezzerete questa selezione che ho fatto di queste applicazioni. Cercherò di menzionarvi soltanto applicazioni che sono disponibili anche in Italia. Inizierei subito, prendo il mio cellulare meraviglioso con la mia cover in legno che vi ho già fatto vedere nel mio video aggiornamento del Plastic Free July, quindi l'avete già vista, è bellissima, in legno 100%, quindi biodegradabile. Ho raccolto tutte quante le mie app in un'unica scheda per comodità di video. Se vado in ordine, in realtà sono in ordine sparso. Non sono in ordine di importanza né niente. Iniziamo dalla prima, che è la mia preferita ed è assolutamente un salvavita quando devo viaggiare, che è Happy Cow. E adoro Happy Cow perché è un'app, se non la conoscete, super utile per i vegani e vegetariani. Quindi se siete vegani e vegetariani ve la consiglio assolutamente, scaricatevela, mi ha salvato la vita in diverse occasioni. Puoi anche attivare la localizzazione e ti dice nei dintorni, nei tuoi dintorni, quali ristoranti vegani o vegetariani ci sono. Puoi anche mettere dei filtri, delle categorie, selezionare solo vegano se siete vegani 100% e vi dirà tutti i ristoranti vegani oppure vegetariani oppure addirittura con opzioni vegetariane, quindi vi dirà dei ristoranti che non sono totalmente vegani e vegetariani ma che hanno delle opzioni, quindi questo è molto molto utile. Sì, l'ho usato un sacco per i miei viaggi. L'unica cosa è che ci sono alcuni ristoranti, l'ho notato guardando i ristoranti che consiglia nella mia città, alcuni ristoranti con ottime opzioni vegetariane e vegane non li consiglia. C'è anche l'opzione di contribuire, quindi magari se trovate dei posti che non sono presenti nell'app, vi consiglio anche di contribuire perché potete aiutare qualcun altro, quindi è una cosa bella. Oltre a questo, sempre su quest'app si possono mettere altri filtri, cercare ad esempio panetterie vegane, alberghi, catering, anche veg store se volete comprare qualcosa di vegano da cucinare in casa, insomma, e anche dei mercati. Pazzesca, la adoro, consigliatissima. Passiamo adesso alla seconda app che volevo consigliarvi nel video di oggi, che è Refill. Questa è un'app pazzesca, anche questa, anche in questo caso puoi selezionare la tua location, troverà nei vostri dintorni tutti quei posti con cui puoi riempire la tua borraccia d'acqua in maniera gratuita. Ho notato, facendo una ricerca in Italia, che consiglia addirittura anche le fontane pubbliche. Si sa che in Italia ci sono un sacco di fontane di acqua potabile che si possono utilizzare per riempire le proprie borracce d'acqua, e vi consiglio di farlo assolutamente, di non comprare bottiglie di plastica. E in Germania ovviamente questa cosa delle fontane d'acqua non molto diffusa, anzi mi sa che non ne ho mai viste, forse solo nei paesini in montagna ho trovato qualche fontanella di acqua, insomma di acqua potabile, ma ad esempio nella mia città consiglia alcuni esercizi commerciali, alcuni negozi, ristoranti, bar, dove puoi chiedere di riempire la tua borraccia d'acqua in maniera assolutamente gratuita. È super utile per chi ha deciso di intraprendere un percorso plastic free come me. Passiamo alla terza applicazione sostenibile che voglio consigliarvi oggi, che è Beautiful. Ed è un'app italiana, i fondatori sono italiani, gli sviluppatori insomma, ed è un'app che riguarda la cosmesi naturale, quindi tutti quei cosmetici, prodotti per la cura della pelle, skincare, eccetera, sostenibili e bio. È favolosa perché puoi cercare i prodotti che ti interessano ed è veramente molto interessante, ha tante opzioni, puoi direttamente guardare i prodotti consigliati, i prodotti popolari, puoi andare nel forum, chiedere consigli oppure dare consigli a chi ne cerca, si fanno domande su prodotti, su inci, eccetera, c'è anche una scheda sconti in cui ci sono dei prodotti scontati direttamente dall'app, molto utile, ma la cosa che più mi interessa è la possibilità di scannerizzare i codici a barre per capire un po' quel cosmetico che possiedi, quanto in realtà sia bio, naturale, cruelty free, vegan e tutte le opzioni possibili e immaginabili. Io ovviamente sto cercando di non comprare nemmeno più prodotti di skincare in plastica, qui ovviamente vengono consigliati un sacco di prodotti in plastica, però comunque comprare dei prodotti che siano naturali è un passo avanti verso l'ambiente sicuramente, quindi consigliata anche questa. Quarta applicazione è Good on You, che è l'applicazione di un sito che io seguo e che adoro, fatto benissimo, che riguarda la moda sostenibile, in questo caso quindi un argomento che mi sta super a cuore. Apriamo subito l'applicazione, vediamo la nostra amata Emma Watson, che io adoro. Nella homepage dell'app troviamo gli ultimi articoli che sono stati pubblicati nel sito, molto interessanti, ve li consiglio. È un'app in inglese, quindi ovviamente dovete un pochino
masticare la lingua. Quello che adoro di questa applicazione, in realtà, oltre alle offerte, ci sono offerte disparate su siti sostenibili, sconti, eccetera. Mi piace la possibilità di poter cercare, ad esempio, cerchi un qualsiasi brand e ti dice quanto questo brand di abbigliamento ovviamente è sostenibile, ci tiene all'ambiente. Quindi se volete iniziare a comprare abbigliamento sostenibile, quest'app è pazzesca perché avete tutto quanto dentro una sola app, potete informarvi su qualsiasi cosa, quindi è pazzesca. Andiamo avanti. Quinta app, se mi sembra che siamo arrivati alla quinta, è Ecosia, molto conosciuta, quest'app la conoscerete sicuramente. Ecosia è semplicemente un motore di ricerca, niente di che, è un motore di ricerca come Google, ma a differenza di Google fa anche del bene, quindi qualsiasi cosa cerchi su Ecosia, loro pianteranno un albero. Sì, in realtà non è che piantano un albero per ogni ricerca, come ovviamente dicono qui, è semplicemente per farlo un pochino più divertente l'applicazione, così uno è invogliato a fare le ricerche. È anche più soddisfacente per l'utente. In realtà la verità è che utilizzano parte del loro profitto che ricavano grazie alle pubblicità, agli sponsor, non dalle vostre ricerche, quindi è un'app assolutamente gratuita, e utilizzano questo profitto per piantare degli alberi. Piantare alberi è una cosa che bisognerebbe fare anche nel privato, nel senso o fisicamente o facendo delle donazioni alle associazioni che si occupano di riforestazione, è molto molto importante. Per quanto riguarda il funzionamento, niente da dire, è comodissima, soprattutto sul cellulare, mentre sul desktop non mi trovo molto bene sul computer, quindi continuo ad usare Google. Passiamo a un'altra app, questa anche favolosa, sono tutte favolose ovviamente se le ho selezionate, che è Too Good To Go. Questa qui fino a poco tempo fa non mi sembra che ci fosse in Italia, ma adesso ho guardato che c'è. Ma adesso vi spiego bene di che cosa si tratta. Praticamente tu puoi anche qui mettere la tua geocalizzazione e ti dice nei tuoi dintorni quali sono quei negozi, supermercati, bar, ristoranti che partecipano a questa iniziativa e ti permettono di acquistare a pochissimo prezzo tutti quei prodotti che andrebbero a fine giornata buttati via. Quindi facendovi un grandissimo sconto vi permettono di evitare lo spreco alimentare, che è un altro dei grandi problemi che abbiamo oggigiorno. I supermercati, i ristoranti fanno moltissimo spreco alimentare, più che noi privati, anche se ovviamente noi da privati dovremmo fare attenzione a non buttare via il cibo. Ma questo è un ottimo modo per evitare che le grandi catene, i supermercati, eccetera, sprechino il cibo, perché alla fin fine tutto questo cibo che a noi ci vendono a pochissimissimo prezzo. Ho visto anche supermercati che ti danno quella frutta e quella verdura che è un pochino ammaccata, che ha qualche difettino, che la gente solitamente non tende a comprare. Andiamo avanti con un'app che conoscete ovviamente tutti e di cui vi parlo spessissimo, che è Depop. Sapete il mio amore per Depop, sono anch'io su Depop, quindi mi raccomando, andate a vedere, andate a seguirmi. Se vi piace qualcosa nel mio negozio, compratelo, lo sapete, penso che saprete tutti cos'è Depop. È un portale, un negozio online in cui vendere i propri vestiti usati oppure vestiti vintage. E sì, basta, non mi dilungo troppo perché sicuramente lo conoscete. Ci si trovano un sacco di vestiti interessanti, se volete anche da acquirenti, non solo per vendere. È fantastica, mi piace un sacco, la adoro. E adesso passiamo all'altra applicazione che purtroppo non è disponibile in Italia ed è una startup che adoro, finlandese. L'ho scoperto alla Fashion Week di Helsinki, non lo sapevo assolutamente che fosse un'app finlandese, e infatti gli unici paesi in cui per ora è disponibile sono proprio la Finlandia, la Germania e la Danimarca, se non sbaglio, quindi diciamo poi paesi nordici. È un peccato perché è meravigliosa, ci sono un sacco di cose interessanti, veramente. Non mi dilungo troppo perché purtroppo non lo potete ancora scaricare, sperando che ci sia un progetto di espansione in altri paesi. Se siete invece in uno di questi tre paesi è disponibile e mi raccomando scaricatelo. Andiamo avanti con un'app che è un pochino un giochino, non è super utile però è divertente, che è Go Green Challenge. Si fa riderissimo perché l'hanno un pochino tradotta male. Qui ad esempio dice taschio settimanale, task in inglese doveva essere tipo compito, un compito settimanale, ma vabbè, tradotto come taschio. Praticamente niente, vi spiego un po' com'è quest'app. Ti dice il taschio settimanale è praticamente quel compito che dovete fare entro la settimana. E mentre qui l'hanno tradotto bene, compito quotidiano. Quindi è un'app carina, divertente,
divertente, ti dice due compiti, uno giornaliero e uno settimanale da fare per condurre una vita più sostenibile, ed è un po' una challenge, poi vi dai punti, quindi è carina insomma per tenere il vostro punteggio della sostenibilità. Ecco, dai, un'app divertente. Andiamo avanti, l'ultima applicazione di oggi, ma anche questa molto molto utile, Fresh Fruit, in cui vi dice le frutte e verdure di stagione nei vari mesi, quindi è utile per fare la spesa e comprare stagionale, perché sapete che è molto importante, perché si riduce l'emissione di CO2, perché quando noi compriamo una frutta che non è di stagione, ovviamente sarà di un altro paese in cui è di stagione, quindi viene portata con i camion da un posto lontanissimo, producendo un sacco di inquinamento, super super sbagliato. E per lo stesso motivo è importante anche comprare locale, quindi cercare di comprare frutta e verdura di stagione e del posto è super importante. E questo calendarietto ti aiuta un po' a capire qual è la frutta, la verdura stagione, e se non sapete a memoria, diciamo, il calendario della frutta e della verdura, ecco, quando andate a fare la spesa consultate questo, super utile. Questo video termina qui, fatemi sapere invece nei commenti se ne conoscete altre, oppure se conoscevate le app che vi ho consigliato, o se non le conoscevate quale avete intenzione di scaricare. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se il tema della sostenibilità e dell'ambientalismo è il tema che vi piace di più sul mio canale, ricordatevi di lasciare un mi piace, perché è il modo con cui io capisco quali sono gli argomenti che più vi interessano. E io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!